Il numero 3464 di Topolino è un numero particolarmente ricco di spunti scientifici e li troviamo tutti nelle storie di Bruno Enna, ben due. La prima storia viene annunciata da una bella copertina di Andrea Freccero, che personalmente trovo molto bella anche al tatto, visto che le energie che circondano Amelia sono in rilievo. Purtroppo in rilievo c'è anche qualcos'altro nella copertina, solo che quello è un difetto della copia che ho acquistato in edicola. Colpa mia che non sono stato abbastanza attento. La storia di apertura, la prima puntata di Amelia e le sette streghe vulcaniche, disegnata da Roberto Bian, è ambientata intorno ai vulcani su cui sette streghe, oltre ad Amelia, hanno posto il loro laboratorio. C'è un piccolo appunto che va fatto a Roberto Bian perché in una vignetta notturna il disegnatore pone il Vesuvio in Sicilia e non nello splendido Golfo di Napoli. Se mai la storia avrà una riedizione, speriamo che gli si dia la possibilità di modificare l'errore. Quando andiamo a vedere i vulcani coinvolti, scopriamo che oltre a dei vulcani classici, come ad esempio il Kilimanjaro, oppure il Krakatoa, c'è anche la caldera di Yellowstone, che in realtà è un geyser, però anche questa, come scopriremo tra poco, è attività vulcanica. Innanzitutto andiamo a definire che cos'è un vulcano. Un vulcano è una struttura geologica, più o meno complessa, generata all'interno della crosta terrestre a causa della risalita di roccia fusa, la lava o il magma, che si è formata al di sotto o anche all'interno della crosta terrestre. Le pressioni che quindi si sono generate hanno spinto questo magma a fuoriuscire in maniera tranquilla oppure in alcuni casi addirittura esplosiva. Possiamo utilizzare due criteri per classificare i vulcani. Il primo in funzione della sua attività. Un vulcano infatti viene detto attivo quando erutti in maniera regolare oppure comunque le sue attività eruttive sono relativamente recenti. Un vulcano invece si dice quiescente quando è, diciamo così, in silenzio da un po' di tempo, non abbastanza per ritenerlo spento, che invece un vulcano che non fa sentire i suoi brontolii da diverse centinaia, se non migliaia di anni. In questo caso, infatti, si ritiene che il magma al di sotto del vulcano sia completamente solidificato. Un altro criterio di classificazione è legato alla forma. Possiamo infatti avere un vulcano a scudo, ovvero un vulcano basso ma largo, la cui forma è dovuta al fatto che il magma, la lava, ha una densità piuttosto bassa e quindi si raffredda più lentamente e prima di solidificarsi percorre distanze relativamente piuttosto grandi. Un vulcano invece a cono, che è la forma più nota per i vulcani, erutta della lava molto più densa, che quindi si raffredda e si solidifica molto prima. Motivo per cui viene in questo caso più facile al vulcano costruire, diciamo così, una struttura a cono. Infine troviamo i vulcani lineari, che in realtà sono delle vere e proprie fratture della crosta terrestre, all'interno delle quali fuoriescono quantità minime di lava. La maggior parte dei vulcani lineari li troviamo sui fondali oceanici. Infine, ci sono tutta un'altra serie di manifestazioni non associate direttamente ai vulcani, ma che sono legate a vere e proprie attività vulcaniche. Sto parlando di fumaroli oppure di geyser, come appunto quello dello Yellowstone che è citato nella storia di Enna e Vian, in cui il magma si trova molto vicino alla crosta terrestre, passando accanto a sacche di aria o di acqua, che quindi vengono riscaldate e fuoriescono. Oppure magari passano accanto a dell'acqua che non è bloccata dalla crosta terrestre e quindi viene semplicemente riscaldata. Abbiamo così le cosiddette acque termali. La Terra però non ha l'esclusiva sui vulcani all'interno del Sistema Solare. Ne troviamo ad esempio su Venere, un pianeta che è completamente circondato da gas serra e sulla cui superficie si trova una colata lavica particolarmente lunga. Ben 7.000 km.
Poi abbiamo Io, che è un satellite di Giove, la cui superficie è completamente coperta da vulcani. In particolare ce n'è uno chiamato Pelé, perché è in grado di lanciare ceneri e lapilli sino ad altezze di 300 km. E infine il vulcano più grande di tutto il sistema solare si trova su Marte. È il Monte Olimpo ed è largo 650 km e raggiunge un'altezza di ben 26 km. Questi numeri da record sono stati possibili un po' perché Marte ha un'accelerazione di gravità inferiore rispetto alla Terra, un po' perché la superficie di Marte, a differenza di quella della Terra, non presenta alcuna placca tettonica e quindi quando il Monte Olimpo erutta lo fa sempre nello stesso posto rispetto alla superficie del pianeta. Per avere un'idea un pochino più dettagliata di quello che succede col Monte Olimpo su Marte, vi lascio in descrizione un video realizzato da Federica Duras per il canale YouTube Eduinas, dove c'è appunto un confronto tra i vulcani terrestri e quelli marziani, ma non solo. Un altro video interessante sempre da Eduinas è quello in cui possiamo proprio costruire a casa un modellino di vulcano e farlo eruttare sul serio. Ciò che rende possibile l'eruzione è la reazione chimica che avviene tra aceto e bicarbonato. Quando li mescoliamo insieme, infatti, viene prodotta anidride carbonica ed è in effetti questa che crea le bolle che possiamo vedere attraverso il sapone per i piatti. Il secondo spunto scientifico che Enna ci consegna, invece, lo troviamo nella seconda parte di Il volo dell'albatro, storia che fa parte della serie di Paperino Paperotto ed è disegnata per l'occasione da Nicola Tosolini. Riassumiamo molto brevemente la storia. Paperino, insieme con i suoi compagni, decide di imbarcarsi in un'impresa incredibile e riportare un albatro di nome Diomede alla sua isola di origine, dove lo aspetta la sua compagna mentre sta covando l'uovo da cui nascerà suo figlio. A un certo punto il nostro Paperino costruisce un marchingegno con le ali che serve, nelle sue intenzioni, a permettere a Diomede di ritrovare il coraggio per spiegare le ali e ritornare a volare. Il marchingegno volante è ispirato a una delle classiche macchine volanti di Leonardo da Vinci, o per meglio dire, Leonardo da Paperdinci, in evidente riferimento alla storia iniziata sul numero 3311 di Topolino, dedicata ai 500 anni di Leonardo da Vinci. Anche in quel caso viene mostrato in una vignetta Paperino aveva costruito una macchina molto simile a quella realizzata per dare una mano a Diomede. Leonardo ha dedicato una serie di studi, appunti e disegni oggi raccolti nel cosiddetto codice del volo, proprio al volo degli uccelli, cercando anche di capire come applicarlo per realizzare delle macchine volanti. Ovviamente il volo è una combinazione tra gravità, pressioni dell'atmosfera, quelle sopra le ali, sotto le ali e quindi spinta di Archimede. Tra l'altro, tra tutti i suoi disegni troviamo anche un'invenzione nota come ornitottero, che possiamo considerare come l'antesignano dell'elicottero. Vi lascio in descrizione un articolo che ho dedicato all'argomento. Sperando a questo punto di avervi lasciato con degli spunti interessanti, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella in maniera tale da ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Detto ciò, cucai a tutti!